Ragazzi, sono Frate GG, oggi siamo qui in un nuovo video di Brawl Stars e oggi andremo a provare la nuova Brawler Lily che è uscita tipo oggi cos'è il 3, è uscita il 2 e ragazzi ho fatto un box opening che dopo vi caricherò, non so verso che orario, adesso sono le 9:35 quando sto registrando, penso che per forse le 17 del 3 vi ve lo riesco a mettere, il box opening dove l'ho trovato, tra l'altro due leggendari, una roba assurda. E niente, in sti giorni ho un pochino pushato, ero tipo arrivato a 48.000 coppe 10 giorni fa, non è che abbia pushato chissà che, però ci ritroviamo a 48.638 coppe. Allora, in sti giorni sono uscite le uova, tra l'altro ragazzi, una fortuna della Madonna. No, adesso se ve lo riesco a trovare ve lo faccio vedere. Ho trovato il brocchettino questo qua, cioè 150 gemme di skin regalate, quindi tanta tanta roba da un nuovo leggendario. Però vabbè, lasciamo stare. Oggi siamo qui per provare la nuova Brawler Lily. Allora, ho notato che ci sono le mutazioni e se vi devo essere sincero a me non piacciono perché sballano troppo il gioco. Hanno aggiunto la nuova modalità Mozilla, quella dell'attacco dei mostri dove devi distruggere la città. E sinceramente non sono d'accordo che con le mutazioni o con tutte le cose tu riesca a fare delle coppe, cioè secondo me dovrebbe essere una modalità a parte dove si vince o si perde con il proprio team, ma senza le coppe. Tra l'altro tra 23 minuti rinizia l'evento, ma in questo video non lo giocheremo. Poi è uscita la Brawl Stars Championship, qua è ritornata la classificata che ragazzi non la sto pushando per il momento, però intanto sul mio canale c'è lo short dove apro questo Star Drop incredibile classificato, poi successivamente magari vi metterò altri shorts dove vado a prendere anche questi nella terza stagione classificata di Brawl Stars. Più o meno arriveremo sempre verso Miti perché è quella la mia skill. E nulla, non ci posso fare niente. Prima di iniziare con la nostra Lily, vi ricordo di lasciare un pollicione, di iscrivervi e di attivare la campanellina. E volevo ringraziare un ragazzo che non so se gioca, ma l'altro giorno ha giocato con me. Vediamo se lo becco. No, 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 no. Comunque si chiamava Lautaro. Ti faccio un saluto in video. Ciao, ciao Lautaro, grazie, grazie. E niente. Ragazzi, possiamo partire. Io direi di fare una bella raffa gemme, perché no? Allora, ho montato questa build per questo brawler, non ho shoppato tutto, però come potete vedere, diciamo che è maxato. Ho messo trasmigratore che ti permette di andare nel regno delle ombre con Lily. Successivamente ho messo una forza e una velocità, però boh, secondo me è da vedere, comunque abbastanza forte. E poi c'era questo. Allora io ho preferito muovermi di più perché è un pochino più skillato, però questo non è male, lama affilata. Non è male, se sei poco skillato è davvero tanta tanta roba. Però io ho messo la velocità, ho cercato di fare la build più skillata che esiste, anche se non sono skillato. Grandissimo frateggino, frateggino, frateggigi. E niente signore, dai, iniziamo, non vi voglio annoiare. Intanto io vi chiedo, vi piace sta modalità dei mostri? Sì, no, perché che mutazioni avete? Avete delle mutazioni particolari del tipo Rico, Raph o robe del genere? Scrivetemelo sotto nei commenti, però va bene. Allora ragazzi, questa è una partita palesemente con i bot, cioè non ve lo devo neanche dire, quindi dovremmo vincerla molto 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 easy. Allora, in team abbiamo Pocho, Bull. Tanto andiamoci. Ah no, invece no, non ci facciamo niente. Tra l'altro questa è la mappa dove ha pushato anche Lolo Lacustre, incredibile, mi sa rank 30. Un saluto nel Lolo Lacustre che non vedrà mai questo video. Però andiamoci a prendere questo bull. Niente, sono morto. Ragazzi, è molto difficile come brawler. Cioè, secondo me non è un brawler che cambierà del tutto il meta. L'ho provato anche già un po'. Sicuramente non lo cambia il meta, però è molto molto skillato. Allora andiamoci a prendere la gemmina, niente, se l'ha presa lui, però un colpo all'indietro te lo posso dare. Andiamo a correre, il nostro Pocho ci cura perché è fortissimo, ok? Stavo smissando il colpo della ulti, intanto ci andiamo a fare bene. Ehi, vieni qua, vieni da papà, ok? È tornata da papà, ok? Andiamo nel mondo delle ombre perché ci stavo praticamente morendo. Tra l'altro ho notato che nel mondo delle ombre, almeno a quanto sembra, non puoi recuperare vita. Tanto ci andiamo a prendere questo stu. E niente, ragazzi. È così, oh. Non ci puoi fare niente. Oddio, via!
Bella ragazzi, mostruosa, mostruosa. Che fai? 10 gemme non te le porti a casa. No, dove pushate? Ehi, vi plano in testa. Io vi plano in testa. Vi plano in testa. Guarda, ti plano in testa davvero. Ok? Andiamoci a killare questo qua. Nascondiamoci nel mondo delle ombre per salvare le nostre gemme. E ragazzi, portiamo a casa la prima partita con Lily. Ragazzi. Tra 5 minuti fanno la manutenzione, ma ragazzi, arriviamo alla soglia 10. Vediamo se riusciamo a giocare ancora. Sì, ragazzi. No, ragazzi. Non è vero. Cioè, ti rendi conto che io quando devo iniziare un video iniziano la manutenzione. E ragazzi, io non so che dirvi, di sicuro è la manutenzione che hanno messo per le mutazioni e volevo iniziare il video ora e niente, ci ritroviamo con 5 minuti di registrazione dopo fatto la partita. Vi ho parlato di Lily e poi parte la manutenzione. Cioè, ragazzi, una roba assurda. Tra l'altro, mentre c'è la manutenzione, perderemo praticamente un'ora così buttata diciamolo così, nel cesso. Parliamo un attimo di Squadbusters. Allora, ragazzi, Squadbusters, cosa ne penso? Beh, sinceramente, ragazzi, è un bel gioco, è una ventata nuova. Per il mondo Supercell, che ragazzi, non usciva un gioco dal 2000 e così era 2000 e allora il Brawl Stars è uscito nel 2017 in beta e in alfa, non usciva un gioco ragazzi dal 2018, una roba del genere. Quindi una ventata con un nuovo gioco ci voleva assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, state attenti perché c'è da dire una cosa. Regalano le cose all'interno di tutti i giochi Supercell, quindi Clash of Clans e Boom Beach, per chi ci gioca Boom Beach, anche se per me è un gioco davvero morto, con una community davvero di nicchia, cioè davvero. Heyday, su comunque tutti i giochi Supercell, anche Brawl Stars, come in questi giorni che stanno lasciando la roba nel negozio, vi ricordo di fare accesso a tutti i vostri giochi Supercell, perché ragazzi regalano la roba gratis. Ed è importantissimo. Tra l'altro, qui Godzilla, quando ho messo un video, note di rilascio. Allora, vediamo le note di rilascio intanto. E niente, Squadbusters mi sembra un gioco valido. Magari devono migliorare alcune cose, del tipo sto perdendo o sto vincendo all'interno della battaglia. Cioè, ragazzi, arrivi in mezzo a un gruppo, non sai se stai vincendo, se stai perdendo, fino a quando non vedi tutte le tue gemme che sono andate praticamente nell'altro mondo. Allora, questo. Mi sa che non è. No, ragazzi, no, questo non è, diciamo, il pacchetto dell'aggiornamento che stanno facendo ora. Vabbè, comunque fixano un paio di mutazioni così al volo, tipo mi sa quella di Vico e quella del colonnello Ruff, che, beh, cioè, ragazzi, andavi in Smash City là nel coso del Godzilla, era qualcosa di mostruoso, cioè ti planavano in testa. Ecco, ragazzi, queste sono le ricompense che vi stavo parlando prima, tra l'altro. Hanno dato gli star drop, 10 star drop più lo star droppino sotto, e quando siamo arrivati ai 5 milioni abbiamo ricevuto questa incredibile emote. Speriamo di sbloccare questa, come si chiama, questa skin, che ragazzi sono 300 gemme di skin. Cioè, che fai, te le butti? Le butti 300 gemme di skin? Assolutamente no, non lo fai. Vabbè, qua ci sono le notizie vecchie. E ragazzi, io non ho provato, cioè non è che non ho provato con Squadbusters, anzi l'ho provato. Però non ce l'ho adesso installato. Un ragazzo mi ha scritto tipo in un commento, mi sa sotto uno shorts, perché ultimamente sto postando un sacco di shorts, e mi ha scritto: ah, io c'ho Squadbusters. E io gli ho scritto sotto nel commento: anch'io ho provato Squadbusters, ma mi sono reso conto che non mi potevo preregistrare al gioco e quindi non ricevere le robe in. Non ricevere appunto le skin e queste cosine qua all'interno del gioco. Quindi io per sicurezza, ragazzi, l'ho disinstallato, comunque l'account ce l'ho, il Supercell ID ce l'ho, di sicuro partirò un pochino più avvantaggiato di chi lo installa il day one del lascio globale. Però, ragazzi, ho preferito disinstallarlo per potermi permettere di avere queste skin, queste cose all'interno di tutti i giochi. Magari, boh, non lo so, ero già preregistrato e potevo semplicemente tenere il gioco, questo non lo so, perché da quel che ho letto nei termini del Google Play, cioè c'era scritto che i paesi
tipo il Canada, la Spagna, quei paesi là che ce l'hanno già installabile, non riceveranno le skin. Ora potrei avere frainteso io il messaggio del Google Play, perché se vai nelle leggi, nei termini, e così c'è scritto che chi ha già il gioco non riceverà le skin. Boh, non penso, però boh, io per sicurezza, ragazzi, l'ho disinstallato. Secondo voi ho fatto bene? Me lo saprete dire voi al massimo. E ragazzi, il nostro video è stato rovinato da appunto un'incredibile manutenzione che durerà 55 minuti, ragazzi, 55 minuti. Abbiamo fatto un piccolo discorsino about Squadbusters e sembra davvero, davvero un bel gioco. Forse un problema grosso è il pay to win o comunque le chiavi, le fusioni, quelle cose là, perché cioè, ragazzi, non mi potete shoppare le chiavi per vincere ogni singola partita. Poi, ragazzi, hanno trovato un bug, oltre che, va bene, nella modalità Godzilla di Bostar, che lasciamo stare, vergognoso con Gray. Su Squadbusters hanno tipo trovato un bug con il refresh del negozio, delle robe assurde che ha fatto bannare un sacco di giocatori. Quindi, ragazzi, non usate i bug, i glitch, i siti con le monete, i siti con le gemme che vi promettono gemme allo scadere del tempo. Se fate questo, è tutta roba finta. Fidatevi al Supercell Store, ai creatori che vi dicono queste cose, perché loro ci lavorano e anch'io nel mio piccolo ci lavoro. Quindi, ragazzi, non andate in giro, non lasciate password, perché Supercell, ragazzi, ve lo dico chiaramente, non vi chiederà mai, mai, mai la password. Quindi affidatevi sempre a Supercell e fate il Supercell ID, che è importantissimo, tipo su Squadbusters, ragazzi. Dalla regina degli arcieri. Quindi, se già avete Squadbusters, come anche io ho fatto, andatevi a prendere la regina degli arcieri gratis. Fatto questo piccolo discorsino qua, che oh, mi ha portato a 12 minuti di video, che fai, te ne privi? Dal vostro frate GG si può dire che è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanellina e di rimanere aggiornati sul mio canale. Per questo video è tutto, dal vostro fratello G, vi auguro una bella giornata e niente, bella!